casa, yo creo que tengo una cosita. Ya, eso es para poder cruzar al mister. Yo convengo que para ti te estás. Mario, sono contento de la prestazione della mia squadra, perché se volete giocare a Bozzano tutta la prima in classifica, secondo me facendo delle cose buone, siamo stati sfortunati su un paio di situazioni, forse non lo meritavamo. Abbiamo giocato contro una grossa squadra che è candidata, probabilmente vincerà il campionato, e quindi noi siamo stati, secondo me, sempre attenti su tante situazioni. Io sulla prestazione sono contento, il risultato ovviamente no, perché purtroppo abbiamo perso, però così questo è il calcio. Ecco, mister, mi sembra di capire le sue parole che dalle prestazioni di oggi la sua squadra dovrà ripartire già la prima settimana con la forza del carattere. Sì, indubbiamente, la voglia, la determinazione, il gioco che abbiamo espresso nella partita di oggi deve essere il punto di partenza. Non mancano tante giornate alla fine, però noi ci dobbiamo credere, visto proprio di come siamo venuti a giocare con la prima classifica a viso aperto e creando anche molte alcune occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio con un po' più di fortuna, e che quest'anno fortuna ce ne abbiamo avuta veramente poca. È così, però insomma ci sono tante situazioni da analizzare, anche il fatto che forse ho delle partite diverse io, ma non mi è sembrato che siamo stati tutelati noi oggi, neanche un po'. Forse ho visto un'altra partita, ripeto, ma secondo me non siamo stati non aiutati, ma neanche tutelati nel modo giusto in determinate situazioni di gioco. L'ultima cosa che vi chiedo, mister, anche se mancate, mancano ancora diverse giornate, come se l'aspetta la volata salvata di questo turno? È difficile, perché le squadre dietro, alcune vincono, alcune fanno un po' più fatica, in questo momento noi veniamo da dei risultati non positivi, però dobbiamo crederci, come ci crediamo fino alla fine, perché le possibilità ci sono ancora, i mezzi ci sono, la squadra c'è, visto oggi c'è, e quindi noi ci crediamo e ci proviamo, perché ne siamo convinti. Ringrazio, molto gentile. Oggi vista si è vista la cattiveria giusta da parte del Casale. Sì. Poi non si è concretizzato in gol, però c'è stata la cattiveria giusta. Sì, assolutamente, l'ho detto prima, non posso rimproverare nulla sotto l'aspetto della cattiveria, della voglia di provare a fare un risultato importante, di provare a portare via dei punti a Bozzano. L'abbiamo fatto bene, l'abbiamo fatto secondo me, però purtroppo, ripeto, tante situazioni non ci sono state favorevoli e ci sarebbe da obiettare su tante cose, non per quanto riguarda il discorso della mia squadra, però questo è il calcio. Cappai e Buglio sono sulla via, potrebbero già giocare una partita intera mercoledì o è difficile? No, adesso valutiamo, però loro messi in campo perché stavano bene, dagli infortuni hanno recuperato e sicuramente non potevano giocare per tanto tempo, 90 minuti, e quindi secondo me sono sulla via, cioè sono a disposizione, quindi due pezzi importanti che ci danno sicuramente una mano. E Cardina che punto è? Non credo mercoledì, ma per la prossima dovrebbe essere a disposizione anche lui, per domenica prossima.